Chiocciole, conigli, gatti, rondini, elefanti, tartarughe e pinguini. Sono oltre 40 le maxi sculture, dalle dimensioni più svariate, che invadono la città di Palermo da domani fino al 10 luglio, con la mostra Cracking Art, uno dei fenomeni d'arte contemporanea più conosciuti al mondo. La natura è la natura, una nuova vita e una nuova atmosfera si impossessano del verde palermitano attraverso l'apparizione di creature sorprendenti in plastica rigenerata. Una mostra diffusa che prende dimora proprio nei lussureggianti storici giardini di Villa Amalfitano e Villa Trebbi a Palermo. Un'invasione di sculture sostenibili, creature in dialogo con lo spazio urbano, prendono possesso del luogo con lo spirito leggero e favolistico di un gioco meraviglioso. Grandissimi animali dalle tinte sgargianti rendono Palermo una galleria d'arte a cielo aperto, unico speciale museo senza barriere, dove protagonisti sono sempre la natura e il rispetto per essa. E noi siamo venuti qua in quella splendida città, in quella splendida villa, per portare il nostro messaggio, che è il rapporto tra naturale e artificiale, che è il momento. Sanno già dal 93 che esistiamo e lo portiamo bene, adesso siamo proprio dentro, all'inizio si capiva, adesso siamo proprio là. E tutti i nostri animali hanno tutti un messaggio. Adesso non ve le sto a raccontare perché la gente deve anche scoprirle. E c'è tutto sto che vengono qua, vengono a vedere, ci sono i pinguini, le chiocciole, i conigli gigante e le rondine. Bravo. E le tartarughe, non dimentichiamo le tartarughe. Sono tutti un po' là che sono là a chiedere un po' aiuto, no? Alla cultura, al nostro mondo, agli umani, diciamo, e poi soprattutto la gente se ne deve impossessare, vogliamo vedere tanti selfie, bambini sugli animali, perché è roba loro, nel senso, fanno quello che vogliono. Tra l'altro è una mostra che tutela l'ambiente, plastica rigenerata tutte le volte. Ah sì, nel senso che noi siamo così, ne prendiamo una e poi ne facciamo sempre altri, risparmiamo. Noi sono dal 1993 che lavoriamo come Cracking, e poi ogni volta si cambia, aggiungiamo i nostri animali, però il messaggio si, diciamo in francese dice, può fino un po', però il nocciolo è sempre quello, il rapporto tra naturale e artificio. E da là nasce il nostro nome Cracking, che è il nome del catalizzatore Cracking, dove il brodo primordiale naturale, che si chiama Virgin Naphtha, è naturale, da miliardi, al vissuto del pianeta da miliardi di anni, incontra l'uomo nel catalizzatore Cracking, che spacca le molecole di questo e diventa sintetico. E tutte le decisioni le prendiamo assieme, poi non c'è un nome, ognuno ha il suo nome, noi siamo anche per la vita di gruppo, no? Nel senso, intelligenza collettiva. Il suo animale preferito tra tutti quelli in mostra? Beh, per me li amo tutti, però diciamo che quello che ho più così è la tartaruga, perché è quella che abbiamo portato alla Biennale di Venezia col grande Harald Zeman, e ecco.